Ben ritrovati amici, parliamo di poesia, di poeti sul canale YouTube La Città del Crati TV. Vi voglio parlare ora di un poeta greco che, nato nel 1911, è morto pochi anni fa, 20 anni fa, nel 1991, di Nikiforos Bretakos. Di questo poeta il professor Antonio Mungo ha scelto una poesia e io volentieri andrò a leggerla. Si intitola La poesia e la vita. Non finisce la poesia come non finisce anche il cielo, come le ore di Dio e le rotazioni del nostro pianeta, i riverberi della vita, conservano la sua forma nella poesia. Finché andrà e tornerà il mare, finché nasceranno fiori e colori, finché gli uomini si daranno l'un l'altro la mano, esisterà anche la poesia. La poesia nasce insieme alle cose, insieme all'amore, insieme al dolore. Per esempio, di molte mie pagine, la poesia è nata insieme ai tuoi occhi. Nikiforos Vretakos, lo conoscono in pochi, è un autore coevo ovviamente a Yannis Rizzos ed ha vissuto anche lui i travagli della dittatura. Ma mentre Yannis Rizzos è rimasto nella sua terra, Nikiforos Vretakos venne esiliato e fu portato a Palermo, scelse proprio Palermo come città in cui vivere. È una notizia che magari può non interessare, un particolare che non può interessare. Io ho conosciuto Vretakos negli anni dell'esilio a Palermo e avendo io dei parenti là in città, vivevo in un hotel e questo signore che conoscevo già di nome, perché ho sempre avuto una profonda curiositas per la letteratura neogreca, e mi è stato presentato, sono stato felice di averlo conosciuto. Profondo, intensità, capelli rossi, occhi azzurri, era anziano all'epoca, però era come se dentro di sé ci fosse un fuoco, perché ti guardava e ti terrorizzava. A livello sempre piacevole, ovviamente. Di lui vorrei leggere due versi che sono fondamentali per capire l'orgoglio di essere greco. Elleniche glossa. Quando un giorno me ne andrò da questa luce, vorticherò verso l'alto come un ruscello mormorante. E se per caso da qualche parte, tra i corridoi azzurri, incontrerò gli angeli, parlerò loro in greco, poiché non sanno le lingue, parlano tra loro in musica. Ed è vero perché la lingua greca è musica. E non quella che si parla oggi, perché è stata un pochino falsata dalla pronuncia, ma quella classica è veramente la lingua degli dèi o, come dice Vretakos, degli angeli. Una vita tormentata quindi, però dopo aver letto questa piccola parte della sua produzione come dire, ci convince che è un grande che va alla ricerca della pace ed è orgoglioso della sua lingua, della sua tradizione, della sua Ellada.